Buongiorno Daniela Parisi, a Mirko Ciao. Bonocore, buongiorno a tutti voi, amiche e amici. Buongiorno a lui, perché essendo giovedì è il giorno di Massimo Mazzucco. Massimo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao Massimo. Da Davide, ciao Elena. Come sta? Stiamo. Dai, quello è l'importante. Ho da comunicarle una cosa, lo farò poi nel corso di quest'ora in cui, come buona consuetudine, ci intratteniamo con te, caro Massimo Mazzucco. Allora, Massimo Mazzucco, che ieri è tornato moltissimo nella discussione, sì. C'era Giampaolo Giuliani, il quale Giampaolo Giuliani già ai nostri microfoni aveva detto in buona sostanza questa cosa qui riguardo quanto si potrebbe spendere per mettere in sicurezza, in termini di prevenzione, l'Italia dai terremoti. Noi possiamo sentire, tra un istante sentiremo questo contributo, ovviamente partirà dalla regia. Giampaolo Giuliani è noto soprattutto per quello che accadde all'Aquila, ovviamente è stato attaccato anche per questo. Sentiamo cosa disse ai nostri microfoni Giampaolo Giuliani, e lo ha ripreso anche ieri. Quanto dovrebbe spendere lo Stato italiano per mettere in sicurezza, impiantando queste macchine su tutto il territorio nazionale? Lei parlò di una cifra, 1,5 milioni di euro, possibile? Oggi forse anche qualcosina di meno, visto che ecco, in questi ultimi 3 anni abbiamo lavorato ed abbiamo migliorato queste nostre macchine. Ecco, Massimo, non so se conosci, immagino di sì, Giampaolo Giuliani e la sua storia. Certo, abbastanza, cioè, sì, sicuramente. Perché è tornato nella discussione, prepotentemente nella discussione Massimo Mazzucco? Tra l'altro anche buona intuizione di Elena, ancora prima che ci parlassero di Parkfield in California, dove le case già sarebbero attrezzate, giusto? Con dei rilevatori di radon. Sì. Qui in California, dici? Sì. Così dicono. Non credo proprio, sai. Ecco. Non mi risulta, almeno adesso, voglio dire stupidaggini, non ho mai sentito una cosa del genere. Allora, è un'informazione sbagliata, perché non è la prima volta, fra l'altro, che lo sento. Dicono tutti che ci sono appunto questi rilevatori che darebbero eventuali preallarmi. No, forse ci sono i rilevatori, ma case attrezzate con il rilevatore. Proprio. Beh, oddio, forse diciamo. Non nel giardino, insomma, no. Però magari non so che ti, diciamo, posso dire, in quartieri adibiti a questo. È probabile che anche qui abbiano capito che monitorando il radon si possono fare delle previsioni, questo è sicuramente. Allora è più probabile che sia questa, insomma. Probabilmente. Guarda, sì. Se lo sa un italiano che ci è arrivato sicuramente da solo con la sua bravura e il suo ingegno, gli altri copiano subito tutto, sanno comunque tutto, anche altrettanto, che poi lo dicano apertamente, che facciano una politica ad ampio raggio per prevenire terremoti. Ma sai, qui il problema del terremoto è molto diverso. Qui in California si aspetta quello che chiamano the big one. Sì. Da ormai 30 anni. Sì, infatti, è vero. Io continuo ogni anno che inizia, dico, speriamo che non sia questo il famoso trentesimo, che ce ne aggiungiamo sempre uno. Chiedo scusa, la salute impazza da queste parti. Siamo su una faglia qui che va praticamente dal sud del Canada, lungo tutta la costa, San Francisco, fino a Los Angeles, e continua giù fino al Messico. Questa è una doppia faglia, se si apre questa. Ah beh, cioè, coinvolge tutto idea, il mondo, cioè, sì, infatti. Beh, è una cosa pazzesca. Quindi qui sai, è strano di stare lì con radon. Anche se lo sai, cosa fai? Cioè, qui si tratta, hanno fatto dei piani, per esempio, dopo lo tsunami giapponese, hanno messo in atto dei piani di un piano di emergenza nel caso di tsunami. Adesso, per esempio, se vai in giro qui sulle spiagge, dappertutto vicino alla costa, lungo la costiera, vedi tutti i cartelli dappertutto che dicono limite tsunami livello 1, limite tsunami livello 2, però poi voglio vedere quando ti danno l'annuncio dello tsunami che alla radio dice salite al livello 2, sì, la gente che si mette a cercare, fermate, quando c'è il panico. Mia moglie ieri era mia moglie in Italia in questo momento, ieri era proprio a Ferrara, e mi ha detto che appunto quando è arrivata la seconda scossa, questa seconda scossa grossa, lei era in un bar con due amiche, sono corse fuori subito fuori dai portici. Ma dice che la cosa più terrificante a cui ha assistito, mi ha detto, non erano i pezzi di mattoni che cadevano, è la velocità con cui la gente va nel panico. Cioè, di colpo, mi ha detto Massimo, nessuno capiva più niente. Okay. Tutti urlavano dappertutto. Okay, sì. No, però neanche. Allora, quello che dice Massimo riporta, che tra l'altro Massimo nelle sue parole mi sembra che viva anche poco la California, quindi
La bontà, qui bisogna stabilire un'altra cosa, visto che ci siamo fatti promotori di questa iniziativa. Giuliani sostiene che questo dispositivo, che costerebbe meno di 1,5 milioni, tutta l'opera di adozione per prevenire i terremoti in Italia, è assolutamente scientificamente valida. Visto quello che sostiene Giuliani, in un paese dove ovviamente si deve tornare a investire su quelle risorse d'eccellenza che sono le risorse umane, forse qualcuno dovrebbe rispondere a Giuliani o invalidare dal punto di vista scientifico per sempre quelle che sono le sue teorie. Sono due cose diverse, Massimo, rispetto a quello che dice te. Certo. Io ritorno su... Mi sembra che dopo l'Aquila nessuno sia stato in grado di dire che il suo metodo non funziona. Esatto. Quindi già lì, voglio dire, c'è una controprova. Se fosse stata una bufala, stai tranquillo che a quest'ora le avevano trovato tutto quello che c'era da trovare. No, però credo anche una cosa, cioè lui stava parlando, Massimo parlava dell'eventuale Big One, dice in quel caso dice non c'è, non c'è preallarme. Lo so, se viene il meteorite e ci prende, altro che dispositivo no, Giuliani. No, nel senso che sono due tipi di terremoti assolutamente sì, diversi. Infatti. Uno è assolutamente distruttivo, l'altro magari invece ha dei margini entro i quali la gente... È vero, se ieri promuoviamo un'iniziativa che riscuote così tanto successo, ieri sera a cena il cameriere, il grande Angiolino, mi dice ho sentito questa cosa dei terremoti, anche mia moglie. Allora, stiamo sulla bontà dell'iniziativa. Sì, certamente. Che non dice Giuliani ha inventato, Giuliani sostiene delle idee, e questo me lo ha insegnato il maestro Mazzucco con l'11 di settembre. Se Giuliani è un cazzaro, smentite le tesi da un punto di vista scientifico, non basta il ricorso all'ostracismo, alla censura, smentitelo scientificamente e da lì si riparte, punto. Poi ci tengo ad una cosa importante, perché ho visto anche il successo della partecipazione. Lo riprendo quasi integralmente. Massimo, ovviamente, non so se sa della vicenda parata militare 2 giugno, visto che la signora Mazzucca in Italia, non so se ti ha fatto un po' di rassegna stampa. Non lo sa. No, ho letto una polemica, nel senso che da una parte c'era che diceva non facciamola più, dall'altra Napolitano diceva usiamola per ricordare i morti e le vittime. Direi che in ambedue i casi siamo veramente su un altro pianeta dal punto di vista di quello che ci sarebbe da fare. Ecco, e io ho scritto questa cosa che mi sento di riprenderla a favore degli ascoltatori che non hanno Facebook, e ho scritto: le parate militari da sempre sono una cosa inutile, peccato che molti di voi se ne accorgano solo ora. Il tema, la questione è per rispetto dei morti dei terremoti e di quelli che vengono uccisi dai militari stessi e per i quali si organizzano tutti gli anni ste parate? Ma ci voleva il terremoto in Emilia per toccarvi il cuore? Sarò un piccolo provinciale emotivo, questo a me mi ha dato già fastidio. Mi ci voleva il terremoto in Emilia per toccarvi il cuore? Sarò un piccolo provinciale emotivo, ma ringrazio Dio di avermi fatto così. Non mi serve l'input dai propagandisti di partito, addirittura questa nuova tragedia emiliana, per ricordare che le parate militari vanno da sempre disertate. Mi sembra veramente uno slogan stupido, mosso tra l'altro e partito attraverso i vari siti da movimenti, da partiti politici cosiddetti istituzionali. Si fa molto ricorso, per esempio c'è l'immagine di questi bambini, non credo che siano meno dei bambini morti durante i terremoti. Ma poi soprattutto no? Quale sarebbe il legame? Non capisco. Perché si spenderebbero tanti soldi, 10 milioni, che comunque credo siano stati, giustamente ieri sentivo la trasmissione di Marcello, sì, 10 milioni. Andiamo a vedere quanto spendiamo per stare in Afghanistan ogni giorno prima. Quella è la primissima cosa. Sono coriandoli di spesa, non è quello. Che vanno assolutamente abolite, però mi sembra una questione assolutamente superata la nostra rispetto alle parate, perché io le parate non ho mai capito a che cosa servissero, a che cosa servano, francamente. No, ma giustamente dicevi pure dell'Afghanistan, ricordiamo i 360 milioni stanziati per 3 anni. Però nessuno dice niente. Noi abbiamo aiutato a distruggere un paese e adesso però dobbiamo dargli 120 milioni di euro l'anno per la ricostruzione. Ma questo è uno dei tanti sprechi, uno dei tantissimi. E qui rispondo anche, no, non credo a questa, non è solidarietà, internet è un modo per non muovere il culo, per rimanere lì, per fare il chiacchiericcio, a volte è uno strumento straordinario, importante, come tutte le cose che finiscono nelle mani degli esseri umani, può avere delle proiezioni meravigliose come
delle discese nella più infima umanità stessa. L'incade, però ci si ritorna e anche con fastidio, perché l'incade tutte queste cose sulla parata. Il 2 giugno Roma deserta, fai girare il messaggio. Sembra che adesso la parata sia diventata. Dopo, quando non è andato nessuno, cosa abbiamo risolto? Capisci? No, siamo comunque in guerra con l'Afghanistan, in Afghanistan continuiamo a spendere certo. I milioni che spendiamo ogni giorno. Però riguardo questo, Massimo, riguardo la parata, c'è un aspetto anche nuovo sulla quale viene poggiata, si va alle gare oggi, che è quella del terremoto. Visto che c'è Giampaolo Giuliani, a proposito di soldi, che con meno di 1,5 milioni sarebbe, lui dice, di essere in grado di mettere in sicurezza dal punto di vista della prevenzione l'Italia dai terremoti, facciamo un'operazione diversa, lasciamo sta la parata che non serve oggi e non è mai servita, ma cerchiamo di promuovere l'iniziativa di Giuliani e di portarla all'attenzione delle autorità preposte. Questa, secondo me, è civiltà, ma è un parere personale quanto opinabile, ci mancherebbe altro. Le devo conferire un premio in diretta, anche se non ha avuto molto risalto sul giornale romano questo evento straordinario, e le spiego anche i motivi di questa disattenzione.